Ci troviamo all'Auditorium della Nazione per incontrare in esclusiva Ottavia Piccolo, una delle più importanti attrici del panorama culturale e teatrale italiano, che torna in scena con lo spettacolo L'Arte del Dubbio. È stato importante per lei lavorare, formarsi con dei mostri sacri della nostra storia teatrale e cinematografica come Visconti, Ronconi, Strehler? Per forza, è stata la mia scuola, io non ho fatto nessuna scuola, ho cominciato a lavorare a poco più di 10 anni, quindi non ho avuto tempo di andare né a scuola, quella vera, e neanche a scuola di teatro, quindi per me i miei maestri sono stati Strehler, Visconti, Scola in cinema, Bolognini in cinema, Castri, Ronconi, insomma tanti e importanti, sono stata molto fortunata. Questo spettacolo, L'Arte del Dubbio, che andrà in scena stasera al Teatro Nicolini di San Casciano, che cos'è per lei L'Arte del Dubbio? Beh, intanto lo spettacolo è molto bello, questo va bene, è ispirato a un libro di Gianrico Garofiglio scritto da Stefano Massini, ma per me il dubbio è la parte fondante della mia vita, nel senso che dubito sempre di tutto quello che mi raccontano, voglio verificare di persona. Penso che il dubbio sia un motore importante che fa andare avanti gli esseri umani e pratico l'arte del dubbio nella vita. Dagli anni 60 ad oggi, quanto è cambiato il teatro e quanto è cambiato Ottavia Piccolo? Io sono cresciuta, sono maturata, sono invecchiata, quindi per forza sono cambiata. Se non fossi cambiata sarebbe molto grave, vorrebbe dire che sono una specie di mostro. Ma il teatro è cambiato in quanto è cambiata la società. Il teatro è una delle forme di arte la più, come dire, la più sensibile ai cambiamenti, ancora più del cinema, perché ha una immediatezza e una freschezza che nessun'altra arte possono avere. Lavorare con Ottavia Piccolo cosa significa a livello professionale, insomma? Io ho la fortuna di lavorare con Ottavia da ormai, questo è il terzo spettacolo che facciamo insieme, quindi ci siamo incontrati 7 anni fa e ci siamo trovati benissimo, e io ho questa fortuna, ripeto, siamo diventati oltre che colleghi, siamo complici sul lavoro e siamo diventati amici, quindi questo è una cosa meravigliosa, bellissima, e tutto il bene, il positivo che si può dire con lavorare con Ottavia, che è un'attrice e una donna straordinaria.